bentornati al nostro appuntamento quotidiano con la cucina. Finalmente le festività natalizie sono passate. Sono passate, sì, ecco, torniamo alla normalità, alla routine quotidiana. Dai. Ci piace questa normalità, si torna un po' nel mood quotidiano, come dice il nostro chef, e noi ovviamente non potevamo che ricominciare con delle ricette leggere, ovviamente ricette a base di pesce, curate dal nostro chef Marco Caldora, ricette semplici e veloci che potete rifare nelle vostre cucine, perché per noi questa cosa è veramente importantissima, vero chef? Sì, è vero, è vero. Poi con i tuoi consigli ci possiamo riuscire, perché stavo dicendo prima, no, dietro le quinte, che anch'io a Capodanno, alla vigilia di Capodanno, ho fatto un risotto per la mia famiglia di pesce e mi sono ispirata ai consigli del nostro chef Marco e devo dire che ci sono riuscita, quindi secondo Siamo non ci riuscivi. Però insomma, no, sai, un conto è guardare, osservare, un conto è poi fare, sì, insomma, da sola. Pratico, è vero, è certo. Va bene, bravo. Allora, gente, oggi che niente, ci proponi? Oggi chef? Facciamo, abbiamo, va bene, non dico un broletto, però facciamo il classico pesce da broletto, facciamo una scottata di questi pesci semplici, pesci della, sì, costa, dei trabocchi, e con il sugo del broletto facciamo un piatto proprio di recupero, proprio un piatto di... Okay. Quindi diciamo quello che, sì, si trova, cioè non, sì, dobbiamo impazzire a trovare, vabbè, dei pesci particolari. Io in questo caso ho messo gallinella, merluzzo, pescatrice e triglia con due frutti di mare, cozze e vongole, però ci può stare benissimo anche a, cioè, quello che c'è, non c'è una ricetta, un pesce specifico per fare questo. Va bene, possiamo iniziare? Possiamo iniziare, chef. Allora, la prima cosa, facciamo il passaggio un pochino più lunghetto tra virgolette. Un pentolino alto, mettiamo un filo d'olio. Ecco, che poi gli ingredienti sono pochi, li riepilogo molto brevemente, ma tanto poi li trovate sempre in grafica. Quindi questo misto di pesce, ecco, quel pesce proprio che trovate, l'importante è che sia pesce locale, dell'aglio, che adesso il nostro, sì, chef sta schiacciando con la camicia. Sì, mettiamo un paio di spicchi d'aglio. Passata di pomodoro, pane, sì, bruschettato, prezzemolo, sì, basta, cioè e veramente basta, pochissimi ingredienti. Niente di complicato. Facciamo soffriggere un po' di aglio e intanto ci sfilettiamo un po' di pesce. Quindi questo deve essere praticamente sfrigolare, certo? Sì, sì, basta, sì, sfrigolare, esattamente, sì. E qui che cosa andiamo a fare? Dai, andiamo a recuperare le lische e le teste, ah, okay, dei pesci, okay, e ci andiamo a ricavare un fondo. Ah, ok, ok, un fondo, una volta me l'avevi anche spiegato. Sì, cosa, un fondo che di cottura, sì. Lo devo lasciare sopra, chef, oppure... Lo puoi spostare. Do una guardata. Lo spegniamo un attimino. Sì, perché credo che... Lo spegniamo un attimino. Quindi in questo momento stiamo sfilettando la gallinella. Sì, la gallinella, guarda che belle carni bianche. Sì, infatti. Il fatto che a guardare te mentre sfiletti sembra veramente un'operazione semplicissima, in realtà non lo è. Vabbè. Però ci vuole solo un po' di manualità, dobbiamo iniziare a farlo per poter imparare, insomma. Solo un po' di pazienza. Perfetto. Cominciamo a mettere in padella. E questo, teniamo da parte. E quindi i filetti li teniamo da parte. Sì, e facciamo la stessa operazione con il merluzzo. Sì. Quindi questa operazione, chef, serve praticamente a creare un fondo? Un fondo, sì, sì. Abbiamo tutto il sapore, abbiamo tutte le proprietà del pesce, che non vanno mai buttate. Ok. Addirittura ci si fa anche il famoso fumetto, no? Sì. Facciamo lo stesso con... ho scoperto che il fumetto è veramente un ingrediente importantissimo, perché fondamentale. Sono delle parti dei pesci che vanno direttamente di solito al cesto della spazzatura, invece vanno tipo le teste dei crostacei, le teste dei pesci, vanno recuperate perché là abbiamo molto molto sapore. Ma poi sono anche quelle parti del pesce che fondamentalmente non andremo mai a mangiare, perché comunque sono spine, teste, però paradossalmente poi sono proprio quelle parti che hanno più sapore, più aromi, quindi utilizzandole in questo modo le riusciamo a recuperare, quindi sì, non andiamo a sprecare prodotto, ma soprattutto recuperiamo sapore, che è quello che insomma è importante per i nostri piatti. Che, insomma, di gusto vuole la sua parte. Non ti preoccupare, Gianni. Non mi preoccupo? No, allora bene. Mi allontano. Tranquillo. Ecco qua. Bene, quindi aggiungiamo adesso il pomodoro. Abbiamo precedentemente sfumato col vino. Sì, sì, un goccino di vino bianco. Mettiamo un paio di cucchiai di pomodoro. Così è sufficiente, così. Certo. Ma quanto profuma, chef? Facciamo portare a ebollizione e poi aggiungeremo
un paio di mestoli d'acqua. Ok. Vediamo come ci troviamo. Sì, ci siamo, questo è quasi cotto, ci butto giusto, questa è proprio cottura minima, le cozze e le vongole. Ok. Proprio ce le butto così, giusto 3-4 vongolette, 3-4 cozze. Queste si apriranno da sole in pochissimo tempo. Ok. E le comincio invece a... si aprono subito. Sì, sì, molto velocemente. Molto poi velocemente. Quelle sono ricche di sapore. Eh sì. E infatti, appena aprono... Mica l'ho capito che devi fare questo piatto, chef. Io sono curiosa. Che ci capi, Jennifer? Non so nemmeno io che sto facendo. Che bello, però, rassicurante. Sì. Ma in fondo la cucina è così. A volte si inventa il momento, no? Secondo me. E poi riescono anche delle cose interessanti. A volte magari ci avvitiamo sulle tecniche, su tante cose, invece poi... No, le tecniche sono importanti, certo, anche le innovazioni, ecco, però non possono essere, non si può scavalcare le tradizioni solamente con la tecnica. Assolutamente. E come disse Nico Romito in un'intervista che gli feci l'anno scorso a Vette Forchette, disse che il vero punto di partenza è il buono. Se un piatto è buono, il punto di partenza è quello, una cosa è buona, ok, partiamo da lì. Poi da lì la possiamo, non so, ampliare, modificare, migliorare, anche stravolgere volendo, ma l'importante è che sia buono. E ovviamente non dobbiamo mai dimenticare la tradizione, perché da lì partiamo. E io aggiungo, vabbè, dico una cosa forse un po' scontata, però secondo me è importantissima. La materia prima. Non si può pensare di fare un buon piatto senza partire da una materia prima eccellente. E noi siamo veramente fortunati, perché in Abruzzo abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. È vero, non ci manca niente. No, forse dobbiamo crederci un po' di più. Solo bisogna questo. Crederci, sì, bisogna crederci e rimanere legati ai prodotti nostri, ai prodotti tipici, alle tradizioni. E... cioè l'identità, la nostra identità, sì, non va mai. Non ce ne dobbiamo dimenticare, anzi dobbiamo valorizzarla. Che profumo, chef, quindi praticamente qui abbiamo versato tutto il sugo del brodetto, delle teste. E dopo adesso lo stiamo filtrando e poi lo facciamo restringere. Adesso lo facciamo restringere un pochino, semplicemente con acqua e farina. Lo restringiamo proprio leggero, senza... Voilà. Non abbiamo sprecato niente, qui c'è veramente tutto il sapore dell'Adriatico, anzi precisamente di questo lembo proprio di mare, bellissimo, quindi pesce veramente fresco, quello che abbiamo trovato, non abbiamo buttato via nulla, perché con le dischi, con le teste stiamo andando a creare questo fondo, quindi veramente tanto tanto sapore tanto, e tanta tanto semplicità. Allora io vado a questo nel frattempo. Quindi deve ribollire, qui abbiamo una bella padella calda. Perfetto. Eccoci qua. E adesso andiamo a scottare il nostro... E questa penso sia un'operazione veramente facile, facile e veloce. E veloce. Un filino d'olio. Padella appena... deve essere ben calda. E questo non lo devo girare, no? No, non devi fare niente. Va da solo. Va da solo. Perfetto. Profumo, c'è veramente tutto il profumo del mare qui. Mettiamo il merluzzo, lo interfacciamo una parte con la pelle e una parte con il merluzzo. La vinella, merluzzo, mettiamo la triglia. Questi sono sempre filetti di merluzzo. Questa è la pescatrice. La pescatrice. Ecco qua. Con un pizzico di sale, operazione molto molto veloce. Sì, beh, cottura penso sia veramente brevissima. Questo è il merluzzo. Ok, appena scottati, eh? Sì. Questa pescatrice. Anche perché comunque i filetti sono anche molto sottili, quindi sì, veramente il tempo di cottura si riduce tanto. Perfetto. Io comincerei ad addensare qui il fondo bolle. Qui abbiamo, Jennifer, semplicemente acqua e farina. Ah, ok, quindi per addensare. Sì, non è nulla... E lo facciamo alla fine, giusto? Sì, mettiamo questa farina alla fine. Proprio alla fine. Facciamo tirare un pochino. A posto.
sbilanzierà e cominciamo ad impiattare. Ad impiattare, bene. Ok, adesso cominciamo ad impiattare. Ecco, vedo che nel frattempo la nostra... Sì, sì. È stato addensata la nostra... Come la dobbiamo chiamare? Salsa? Sì, questo è un ristretto di... Un ristretto di brodetto, sì. Un ristretto di brodetto veramente dal però gusto intenso. Però abbiamo usato, vedi, abbiamo recuperato le teste, abbiamo recuperato le rische. No, è meraviglioso questo piatto, chef, perché è semplicissimo. È un piatto che veramente prevede l'utilizzo di tutto il prodotto. Questa è una cosa importantissima. Cioè, non buttare via nulla è fondamentale. Ma semplicemente con un condimento, anche con uno spaghettino, è sufficiente. Solamente quella... Ecco, infatti, volendo potremmo anche utilizzarlo per condire i nostri spaghetti. Un bel piatto di pasta. Ecco qua. Qua siamo pronti. Che eleganza, chef. Prendiamo i frutti. Ah, è vero, ci sono anche i frutti di mare. Me ne ero dimenticata, chef. Voilà. E poi devo dire che questo è un piatto anche leggerissimo. Veramente un piatto leggero. Dopo le feste credo che sia perfetto. Mettiamo gli scogli. Facciamo il mare. Ah, che bello. Poi abbiamo lo scoglio. Come diceva Battisti, no, come diceva Battisti, Jennifer. Non lo so. Tu sei giovane. Sì. Come può uno scoglio arginare il mare? Ah, beh, questa la so. Il mio papà sentiva sempre Battisti, anche troppo. Ma che bello, sì, chef. Di verde, un filo d'olio a crudo, voilà. E voilà, la magia è fatta anche oggi, la nostra scottata nel brodetto. Grazie, chef. Rifate queste cose che sì, sono veramente, veramente carine. Carine, ma io direi anche piene di gusto e soprattutto semplici, rifacibili a casa. Grazie, sì, sì, chef, grazie per i tuoi consigli. Grazie a voi. Ci vediamo domani. Ci sono i cibi che aumentano i sintomi da malattia da reflusso gastroesofageo e la caffeina, cibi aromatici arricchiti di rosmarino, basilico, tutti gli odori, ma anche i cibi piccanti. Questi alimenti stimolano il rilassamento dello sfintere dello stomaco e aumentano l'acidità dello stomaco.